Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi. Vorrei portarvi alcuni misteri che si trovano in Proverbi di Salomone, capitolo numero 10. Come abbiamo visto nel video precedente, dove abbiamo appunto fatto una sorta di intro a questo meraviglioso libro, dove appunto abbiamo detto che i veri e propri proverbi cominciano nel capitolo 10, perché i primi 9 capitoli sostanzialmente sono degli discorsi, anche se proverbiali, ma i veri e propri proverbi, scritti anche come li troviamo appunto dal capitolo 10, si trovano solamente, diciamo, a partire da questo capitolo. E quindi vorrei condividere con voi alcuni versi. Li ho annotati, non li ho contati, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sono 10 versi, guarda caso 10 significa completo. Interessante, non ci avevo fatto caso. E il primo verso del capitolo 10 praticamente ci dice quanto segue. Io leggo sempre da una vecchia Diodati, e tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. Leggiamo le sentenze di Salomone. Dice: il figliuolo savio rallegra il padre, ma il figliuolo stolto è un cordoglio di sua madre. Benissimo. Interessante notare che quando la scrittura, lo Spirito Santo, ci introduce nei proverbi, la prima cosa che ci dice, il primo proverbio, possiamo dire, che troviamo interessante è quello di ubbidire, onorare quindi i genitori. Wow! Perché? E qui c'è tutto un mondo. Se tu noti bene, chi segue il canale da anni conoscerà che quando il Signore diede le sue due tavole, le tavole della legge, che sono due, e furono scritte direttamente dal Signore, e, come dire, chiunque scrive un libro lo deve firmare. E sì, è vero che Dio ha ispirato degli uomini, ma la firma l'ha messa lui col suo dito. Non ha ispirato nessun uomo per scrivere i 10 comandamenti, ma lui stesso li ha scritti. Ecco qui che io ho sempre detto, e quella è la firma di Dio nel suo libro. Vabbè, questo è un altro ragionamento. Quando il Signore ci ha dato i 10 comandamenti, nella prima tavola, i primi 5 comandamenti, se tu ci fai caso, sono tutti rivolti a Dio, cioè è quello che l'uomo deve fare nei confronti del Signore. Nella seconda tavola troviamo quello che l'uomo deve fare nei confronti dell'uomo. Però è molto interessante che nella prima tavola, l'ultimo comandamento, il quinto comandamento, ci dice di amare e onorare padre e madre. E allora uno si domanda, cosa ci fa nella tavola dedicata a quello che l'uomo deve fare nei confronti di Dio, l'uomo, l'essere umano, i genitori? E giustamente, i grandi rabbi, i grandi rabbini l'hanno spiegata questa cosa qua, e quando una cosa è giusta, chiunque la dica resta giusta. E giustamente loro dicono che se tu
non onori, non ami i tuoi genitori, come potrai amare Dio? Ovvero, loro più che altro dicono, questo riflette l'amore che tu devi avere nei confronti del Signore. Questo amare padre e madre, perché il grande padre, l'unico padre, è, come dicono gli ebrei, Kadosh Baruch Hu. E qui ci troviamo nella stessa situazione. Quando i proverbi iniziano, nel capitolo 10, si inizia proprio con amare padre e madre, perché se tu non ami tuo padre, tua madre, che vedi con gli occhi, come potrai amare Dio che non vedi? Questo ci porta a Prima Giovanni, capitolo 4, verso, mi pare 20? Vabbè, Prima Giovanni 4, quando dice un qualcosa di analogo. Se tu non ami tuo fratello che vedi, come potrai amare il Signore? Qualcuno dirà, quindi tutti quelli che amano padre e madre amano anche Dio? No, perché tanta gente rispetta e obbedisce i genitori ma non ha la fede. Però si trova in te già il potenziale, concedetemelo questo parlare, si trova in te già il potenziale, perché tutto inizia dall'amare. Facci caso, ci stavo pensando, no? Tutto inizia dall'amare i propri genitori. Se tu non ami i tuoi genitori, che sono i tuoi genitori che ti hanno portato la luce, che ti hanno cresciuto, come puoi amare il prossimo? Come puoi amare gli altri? Se non ami neanche i tuoi genitori, che sono quelli che ti hanno fatto del bene, che ti hanno cresciuto, che ti hanno dato la possibilità di ricevere un'educazione e quant'altro, se tu prendi a calci i tuoi genitori, figurati quello che gli farai al tuo prossimo. Ecco perché poi, stavo riflettendo proprio a questo, il quinto comandamento ci catapulta, è lui che ci catapulta nella seconda tavola. Cioè proprio ci lancia così. Fum. E il primo comandamento della seconda tavola, dei 10 comandamenti, recita proprio non uccidere. E tutto inizia dalla famiglia, dal nucleo, dai genitori. Se tu non ami i tuoi genitori che vedi, come puoi amare il creatore che non vedi? E se tu non ami i tuoi genitori che hai dentro casa, ovvero tu stai dentro casa loro, come potrai amare quelli di fuori? Come potrai rispettarli, onorarli, apprezzarli? Ecco perché i genitori di questo mondo sono come un, non mi vengono le parole, un riflesso tra più cose, tra il cielo e la terra, perché Dio sta in cielo, che non vedi, ma attraverso i genitori dimostri che in te si trova già il potenziale di amare Dio, che non vedi, e quando nascerai di nuovo, accetterai Cristo, ora parlo nel complesso scritturale, si trova già in te quel potenziale. E questo è molto importante. Quindi dietro una semplice frase, semplice tra virgolette, si trova un mondo. Il cristianesimo non è fatto di parole, questo non lo dico io, lo hanno sempre detto tutti, nei millenni, ma è fatto di azioni. Lo stesso amore, io è una vita che lo dico, l'amore non è un sentimento, ma
sono azioni vere e proprie senza annullare l'esistenza del sentimento. Ma che ci fai col sentimento quando non ci sono le azioni? Infatti, noi abbiamo visto e vediamo costantemente tutte quelle persone che hanno questo grande sentimento per il proprio partner, in un attimo di ira, di gelosia, quello che ti pare, uccidono il proprio partner. Che ci fai col sentimento? Quello non è amore. Quindi il sentimento non è il fondamento. Sono le azioni che tu... Cioè, l'amore è un qualcosa di concreto, di reale, che si concretizza per chi è maturo. Lo capisce. Chi non ha maturato questo concetto ancora starà al sentimento e non c'è niente da fare per convincerlo. Una volta ci ho provato a convincere qualcuno e non c'è stato niente da fare, poi alla fine ognuno c'ha il suo percorso e va bene, prendi quello che puoi, Dio ti benedica. Benissimo. Un altro verso che ho preso in considerazione è il verso numero 3, dove leggiamo quanto segue: il Signore non lascerà avere fame all'anima del giusto. Quindi il giusto non avrà fame. Togliamo adesso la parte materiale. Il Signore Gesù ebbe a parlare molto del cibo, della manna che scende dal cielo, del pane vero. In Giovanni 4 ebbe proprio a dire, quando incontrò la Samaritana: io ho un cibo, un pane che voi non avete, che non è di questo mondo, e chi mangia di questo pane non avrà mai più sete, chi beve anche di quest'acqua non avrà mai più sete. Quindi il giusto sarà dissetato. E torniamo al video precedente, che io ho detto, i primi 9 capitoli ci introducono poi ai proverbi che cominciano dal capitolo 10, ci danno il fondamento, ovvero chi ha Gesù capirà i proverbi, chi non ha Gesù non li capirà. E così è quello che abbiamo letto nel verso numero 3. Il Signore non lascerà avere fame all'anima del giusto, cioè il giusto sarà sfamato perché capirà. Intanto avrà fame delle cose di Dio, è scritto in Apocalisse: chi ha sete venga, chi desidera venga. Quindi desiderare, avere fame. Ebbene, il giusto ha fame delle cose di Dio e le capirà e le avrà e lo conoscerà e lo sperimenterà e lo vedrà e lo sentirà, sentirà la sua pace, la sua gioia, la sua presenza, il battesimo dello Spirito Santo e così via discorrendo. E sarà ripieno di lui, costantemente. Questo è molto importante. Un altro verso che ha toccato grandemente il mio cuore è il verso numero 5. Chi raccoglie nell'estate un figliolo avveduto. Raccoglie nell'estate significa tante cose. Estate? Al di là di quello che vuol dire anche l'estate. L'estate è il Messia, la primavera anche è il Messia. Ma adesso non desidero trattare questo aspetto, perché un passo ha una infinità di insegnamenti. Raccogliere nell'estate, uno dei tanti significati, è il seguente. E mi viene in mente Ecclesiaste. Ecclesiaste 12, lo vado a prendere, verso 3, Ecclesiaste 12, dovrebbe essere il verso 3, sì. Ricordati del tuo creatore e di della tua giovinezza, avanti che siano venuti i cattivi giorni e giunti gli anni dei quali tu dirai: io non vi ho alcun diletto. Raccogliere nell'estate è raccogliere quando puoi raccogliere. E qual miglior momento è che raccogliere quando sei giovane?
Molte persone, alcuni pensano, no? Ma le persone che non hanno la fede non sanno quello che deve succedere nel mondo, la grande tribolazione. Che colpa hanno? Che colpa hanno? Non sa, non sapere significa non interessarsi delle cose di Dio. Interessarsi delle cose di Dio significa conoscere Cristo, conoscere il Vangelo, e quando conosci il Vangelo, di conseguenza conosci tutto quello che dice il Vangelo. Il Vangelo non parla solo di una cosa, ma parla di molte cose. E una delle cose più importanti che il Vangelo parla è ritorno di Cristo, rapimento della Chiesa, grande tribolazione. Come riconoscere i tempi? Uno che vive nel mondo non è tanto il problema che non sa che deve venire la grande tribolazione, è che non conosce Cristo, non si interessa di Cristo e di conseguenza non conosce nulla di Cristo. Cercare Cristo, cioè raccogliere nell'estate, significa raccogliere quando c'è possibilità di raccogliere. Raccogli oggi che sei giovane, raccogli oggi che sei in salute, perché domani ti puoi ammalare, ti puoi allettare e non raccoglierai più nulla. Raccogli oggi che nella tua nazione puoi dire a tutti Gesù ti ama. Magari domani viene la persecuzione, come in Corea del Nord, e dovrai vivere segregato. Wow. Raccogliere nell'estate. Quando è scesa la Pentecoste? A Pentecoste. Quando è sceso lo Spirito Santo? A Pentecoste. Shavuot. Che cos'è Shavuot? Che cos'è Pentecoste? È la festa della raccolta del grano. Fra l'altro, il Matan Torah, la consegna della Torah, è avvenuta proprio in Shavuot, in Pentecoste. Come fai a saperlo? Conta i giorni. Abbiamo fatto il video, il Matan Torah conta i giorni. Conta i giorni. La parola di Dio ti dà il giorno esatto dell'Esodo 20. Verso numero 8 dice: il savio di cuore riceve i comandamenti. Il quello che abbiamo detto. Se sei savio di cuore, capirai. Ricevere significa anche capire, perché ci sono alcuni che hanno il prurito di udire, dirà Timoteo, Paolo a Timoteo. Ricevere i comandamenti e anche capirli, cioè li riceve, li interiorizza, li vive, li incarna, li comprende. C'è un passo che mi è venuto in mente adesso, Nabucodonosor, Daniele 2, Daniele 2 e Daniele anche 4, mi pare, ricevete dei sogni, cioè ricevete la parola di Dio, ma non la capì. Lembra riceve la parola di Dio, la può anche leggere, la può anche imparare a memoria, ma non la capisce. Non capisce che c'è un Dio, che c'è una Trinità, che c'è uno Spirito Santo, che Gesù è Dio, che c'è un Messia, che c'è un rapimento della Chiesa, tutte queste cose non le capisce. Perché a lui non è dato di capire, non per predestinazione, ma per ribellione. Perché avendo indurito il cuore all'amore di Dio, avendo indurito, il Signore ha mandato in lui spirito di errore, affinché credano alla menzogna e non si convertano. Tessalonicesi capitolo 2. Verso 11.
La bocca del giusto è una fonte viva. Il giusto parla di amore. Ma la violenza coprirà la bocca degli empi. Gli empi parlano di odio. E dalla bocca esce quello che c'è nel cuore. Quindi il cuore del giusto è un cuore amorevole. Il cuore dell'empio è un cuore pieno di odio. Ecco perché. Poi subito dopo, nel verso 12 dice, l'odio muove a contese, ma la carità copre ogni misfatto. La carità copre ogni misfatto. L'amore copre ogni misfatto. E qui ci riporta al famoso passo, compreso sempre male, che si trova in Giacomo capitolo 5, dove dice che chi avrà convertito uno dal suo errore moltitudine di peccati gli saranno perdonati. Coperti. Andiamolo a prendere, Giacomo 5, verso 20. Sì, chi avrà convertito un peccatore dall'errore della sua vita salverà l'anima da morte e coprirà moltitudine di peccati. Ce lo spiega Proverbi 10:12. L'amore copre ogni misfatto, cioè passa sopra i misfatti che ti hanno fatto. Gli attacchi che ti hanno fatto, le ingiurie che ti hanno fatto, non che l'amore chi ama in automatico c'ha i peccati perdonati in virtù delle sue opere, quindi il sangue di Cristo a che serve? I nostri peccati ci vengono lavati, imbiancati per il sangue di Cristo. Punto. Non c'è un'altra fonte. Alcuni dicono il battesimo nell'acqua. Ti lava, ti purifica dai peccati, per carità. Tutti i passi portati fuori, oppure quello che è scritto in Ecclesiaste, l'anima, il giusto muore e lo spirito torna a Dio, quindi è che il perduto, l'anima se ne va all'inferno, il corpo sottoterra e il suo spirito al terzo cielo. Per un verso mal compreso, che si può spiegare con molta semplicità. E qui mi metto contro tutto il mondo evangelico occidentale e italiano. Scusate, ho dovuto attendere qualcuno. E qui mi metto contro tutto il mondo, diciamo, evangelico occidentale. Di tutte le Americhe e tutto quanto, che tutti quanti dicono che lo spirito torna a Dio. Sì, lo spirito del giusto, ma non lo spirito dell'empio che se ne va all'inferno. Andrebbe spiegato. Sono anni che lo dico, sono anni che non ho mai fatto un video dedicato, me l'hanno pure chiesto, io imperterrito ancora non lo faccio. Magari un giorno lo farò. Tramite me non lo faccio perché devo stare un'ora a scriverlo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, lo spirito dell'ingiusto, dell'empio, non va in paradiso. Fine, punto. Gli altri miei fratelli pensano il contrario e ci dobbiamo rispettare. Cioè, non so queste cose che ci devono dire. E quindi ci sono scuole di pensiero, è normale. Alcuni dicono, ah, ma perché ci sono divisioni, c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Guarda, le divisioni iniziano da dentro casa tua, tra marito e moglie, tra mogli e suoceri, mariti e suoceri, ai posti di lavoro, in politica, in medicina, ovunque ci sono le divergenze e i dibattiti, poi se uno vuole in nome di un dibattito litigare, quello è un altro paio di maniche. Ma avere idee diverse è normalissimo e è giusto difendere le proprie idee. Gli apostoli lo hanno sempre fatto. Il Signore Gesù costantemente andava addirittura a provocare santamente i farisei. No? Di che dite che figlio?
il figlio di Davide, eccetera, eccetera, eccetera. Lì andava a stuzzicare e faceva bene, capito? E noi siamo suoi imitatori. Benissimo. Quindi la carità copre ogni misfatto. E poi verso 18, dice quello che noi andiamo dicendo da una marea di anni, quando appunto siamo andati a denunciare Mauro Biglino. Proverbi 10-18 dice che chi odia mente e quindi chi mente odia. Quindi, quando uno come Mauro Biglino non fa altro che portare menzogne su menzogne su menzogne, è perché il suo cuore è pieno di odio. Infatti, abbiamo visto quello che ha fatto con il crack di oltre 100 miliardi di lire, dove ci sono stati morti, gente che si è suicidata. Qualcuno dirà: vai a infangare il suo passato. Beh. Non è che io sto infangando il suo rammemorando il suo passato, è che lui non è cambiato. Perché come ha mentito nel passato, vediamo che continua a mentire oggi e i suoi seguaci lo difendono e difendono come dirà, ha pagato per quello che lui ha fatto, certo. E chi le recupera quelle vite? Cioè lui non ha mostrato segni di pentimento dal momento in cui mente spudoratamente e fa dire alla parola di Dio, ai vocabolari lessici e quant'altro, quello che questi non dicono, al giudaismo, quello che questo non dice. Tipo, nessuno sa il nome e il significato del nome Elohim, questo è mentire. E Proverbi 10-18 dice che chi mente odia e chi odia mente. Verso 22, interessante questo passo qua, dice: la benedizione del Signore è quella che arricchisce e la fatica non sopraggiunge nulla. È la benedizione di Dio che arricchisce, che dà la rivelazione, che dà la profezia, che dà la vita eterna. Non sono le opere descritte nel Talmud o le pratiche sessuali che fai nella Kabbalah per ricevere la profezia. No, 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 è la benedizione del Signore che fa arricchire. Signori cattolici, anche per voi vale questo. Verso 24, questo verso mi ha sempre, fin dalla mia fanciullezza, mi ha sempre colpito. All'empio avverrà ciò che egli teme. Non aggiungo altro perché veramente si commenta benissimo da solo, non che gli altri non lo facessero, ma questo veramente lasciamolo così. All'empio avverrà ciò che egli teme. Però poi aggiunge, ma il Dio darà ai giusti ciò che desiderano. Cioè il contrario, vedete quello che io vado dicendo da una vita? E riprendo la registrazione per l'ennesima volta. Oggi mi stanno così tanto stressando per cose senza, cioè per il nulla. È caduta una foglia nelle acque dell'Alaska e sono contento. Che amarezza. Stavo dicendo, questa è la terza volta che riprendo il video, poi io qui non c'ho editing, non c'ho niente. Vabbè, e che stavo a dire? Ah sì, ciò che vale, allora, ciò che vale al dritto vale anche al rovescio. E qui questo concetto che io vado dicendo una vita che insegna il giudaismo, ma che perché è biblico, quindi quello che vale al dritto vale anche al rovescio. Quindi se all'empio avviene ciò che egli teme, e Dio darà ai giusti ciò che desiderano. Vediamolo nel suo contesto fino all'Apocalisse. Quindi questo principio, quello che vale al dritto, vale anche al rovescio. Eccolo qui. Benissimo. E poi il
Il verso 30, ho preso questo per concludere, spero che non mi venga più nessuno a stressare per cose. E il giusto non sarà giammai in eterno scrollato, ma gli empi non abiteranno la terra. Il giusto non sarà giammai in eterno scrollato. Qui parla di vita eterna. Dove sta la vita eterna? Alcuni dicevano nell'Antico Testamento. Non c'è vita eterna, non c'è angelo, non c'è questo, non c'è quest'altro. Ma beata te. Ma Daniele non l'avete mai letto? Questo stesso verso, 30, il giusto non sarà giammai in eterno, l'am, scrollato. Dove sta l'eternità nella scrittura? E dove sta? Nella scrittura stessa. O non avete mai letto quando Rebecca morì, la sua anima uscì. E dove andò? Se la sua anima uscì, evidentemente c'è un'anima, un nefesh, che se ne va in giro. Se ne va in giro è una battuta, eh? Non è che ci sono anime vaganti. No, sai, io a volte dico le cose così, tanto per subito, Alessio, no, no, Taboni, non ci sono anime vaganti. Se ne va nel suo luogo, quindi nel seno di Abramo e l'Antico Testamento. E oggi, nel terzo cielo, in quel luogo dove vanno le anime. In vista della risurrezione dei morti, quando andremo in quel luogo che il Signore Gesù ci sta preparando. Vabbè, io mo chiudo sto video prima che venga qualcun altro a dirmi che le nuvole stanno in cielo, e siamo tutti contenti che le nuvole stanno in cielo. Con voi come sempre Alessio Evangelisti, spero questo video rocambolesco sia stato di aiuto, benedizione e quant'altro. Shalom. Maranatha.